Ciao ragazzi, adesso farò un ripasso velocissimo sull'utilizzo di Movie Maker, come abbiamo fatto in classe. Allora, prima di tutto dovevamo inserire le nostre immagini, le nostre foto che abbiamo precedentemente già predisposto sul desktop all'interno di una cartella. Quindi posso caricare le foto o cliccando in questa zona, quindi vedo che nel momento in cui io clicco mi si apre la finestra da cui scelgo dove prendere le foto, oppure in aggiungi foto e video. Anche qui cliccando mi esce la finestra su cui io scelgo. Le mie foto sono raccolte in Fotoclasse 2018, ne scelgo alcune per fare una prova e vado ad apri. Nel momento in cui apro, mi vengono inserite tutte le immagini. Se io adesso vado a provare il video come verrebbe, vedete che non c'è nessun effetto e c'è il passaggio semplice da una foto all'altra in maniera netta, senza nessun effetto. A me ovviamente non piace fare, non piace un video in questo modo, quindi dobbiamo aggiungere ovviamente sia un titolo, quindi in questa parte qui della home. Vedo che c'è in alto titolo, quindi lo inserisco. Il titolo per questo video è per esempio prova video classe. Quindi vediamo adesso com'è che viene questa parte qui. Perfetto, voglio ovviamente che ci sia anche qualche altro effetto. Allora, nel momento in cui io inserisco il titolo, o comunque vedete che in alto c'è strumenti video e strumenti testo. Nello strumenti testo ci sono questi che sono tutti effetti che io posso scegliere per la realizzazione del mio video, quindi per la parte introduttiva del video. Allora, mi piace per esempio questo di effetto, quindi lo clicco e vedo adesso l'anteprima. Vedete che l'effetto già è più carino, però le immagini che io ho inserito, le foto, sono ancora ferme, sono statiche e ovviamente non va bene. Allora, per inserire l'animazione, io vado su questa barra dove dice a fianco alla home animazioni e vedo che vado sulla foto, sulle singole foto e per ogni singola foto io posso scegliere un tipo di transizione, vedete che ce ne sono proprio tantissime, basta soltanto sperimentare per vedere quello che mi piace di più. Può essere una transizione in questo modo, oppure ancora così, o altro ancora, con le stelline, o in questo modo, o in quest'altro ancora. Quindi io scelgo la transizione che voglio. Allora, facciamo per esempio che la transizione che adesso voglio scegliere è questa, questo che sembra ruotare. Vediamo quindi qual è l'effetto, dall'inizio, da un passaggio da una foto all'altra mi appare in questo modo. Io questi passaggi posso applicarli a tutti oppure scegliere un tipo di transizione diversa per ogni passaggio. Quindi adesso io avevo scelto questa, posso quindi cliccando qui applicarla a tutti oppure per ognuna di queste slide scegliere un tipo diverso di transizione. Quindi io alla seconda ho scelto questa, per la terza scegliamo quest'altra. Per la quarta scegliamo quest'altra, quindi diciamo che sono tutti i tipi di transizione, però facciamo finta che adesso per accelerare quel tipo di transizione che sto scegliendo la voglio applicare a tutti, quindi a tutte le immagini che io ho. Però le immagini sono ancora statiche, perché se io vado avanti vedete che le foto sono statiche, sono ferme e non va bene, non mi piace. Allora io devo creare un po' di movimento. I movimenti li creo in questa parte sempre delle animazioni, in questa zona dove dice zoom e dettaglio. Vedete che per ogni foto ci sono tipi di movimenti diversi che sembra fare la foto all'interno del filmato. Vedete che la foto non è più statica, ma sembra quasi scorrere, muoversi da un lato o dall'altro, o girare o ruotare leggermente. Per esempio, questo
perché l'effetto della rotazione mi piace e lo voglio applicare a tutte le foto. Quindi noi abbiamo applicato una transizione comune e un zoom e dettaglio della foto, questo della rotazione, a tutte le foto. Però ovviamente vedo che mancano ancora delle parti per il mio video, vale a dire le parti finali dei saluti, dei riconoscimenti o delle didascalie, oltre che la musica che metteremo successivamente. Allora io ritorno in home, posso, dove c'è titolo c'è didascalia, quindi voglio inserire per esempio in questo punto una didascalia o in quest'altro, cioè l'importante è che io con la freccia mi sposti nel punto in cui voglio che si inserisca la didascalia. Voglio che si inserisca in questo punto, quindi vado a didascalia, vedete che è uscito questa parte del testo che posso inserire, clicco un doppio clic sopra, vedo che il testo qui sulla foto si è evidenziato. Io adesso cambio quel testo che è presente, quindi per esempio posso scrivere questa è la mia classe. Ovviamente anche qui per il testo ci sono degli effetti, perché altrimenti sarebbe statico. Se io lo vedo così, vedo che il testo stesso è abbastanza fermo. Quindi se io faccio sempre doppio clic sul testo stesso e vedo gli effetti del testo, posso scegliere tra quelli presenti qui in alto dove c'è scritto effetti. Vedete che il testo può avere o può apparire o può comparire in modi diversi, io ne posso scegliere tantissimi altri di tipi di testo. Per esempio voglio inserire questo come effetto in questa didascalia, quindi l'effetto che mi comparirà sarà questo. Ovviamente posso inserire in qualunque punto altre didascalie. Posso anche, dopo averlo inserita, non mi piace in questo punto, lo posso spostare in altri punti, la stessa didascalia. Quindi sono io libero di, una volta inserito, a decidere di spostarla oppure di eliminarla, eliminandola cliccando qui su annulla, sulla freccetta che mi porta annulla in alto a sinistra. Quindi faccio un clic e vedete che mi ritorna indietro perché avevo inserito originariamente qui. Faccio un altro clic e perché avevo fatto alcuni spostamenti sempre dello stesso testo, fino a che non mi scompare. Quindi adesso non mi serviva. Io voglio però inserire dei titoli di coda, quindi vado a, in questa parte dove c'è scritto titolo di didascalia, riconoscimenti, clicco su riconoscimenti, voglio che si inserisca il regista e voglio, sempre andando sulla home riconoscimenti, voglio che si inseriscano gli interpreti. Allora vado su la parte dove c'è scritto diretto da Luigi, noi facciamo che è diretto dagli alunni della classe seconda A, e poi su interpreti, doppio clic su interpreti, e quindi qui possiamo scrivere per esempio, cancellare proprio interpreti, scrivere per esempio attori due punti di ragazzi della scuola, i ragazzi della scuola. Perfetto, vediamo come appare nel momento in cui arrivo ai titoli di coda. Quindi vedete che scorrono diretto dagli alunni della classe seconda A, attori, i ragazzi della scuola. E posso mettere anche, ovviamente anche, sempre andando su home riconoscimenti, vedete che poi c'è anche la località, se voglio mettere il luogo dove si svolge il filmato, oppure la colonna sonora, se inseriamo ovviamente la colonna sonora. Allora la colonna sonora ovviamente la inseriremo, clicco dopo clic sulla parte della colonna sonora. In questo caso non so ancora che colonna sonora inserisco, quindi per adesso a titolo di esempio potrò scrivere musica mia. Adesso vado a inserire però la musica, quindi vado sulla home
vado in aggiungi musica, io le musiche e le basi dovrò averle precedentemente già magari caricate all'interno della cartella e aggiungo per esempio questa musica, apro e vedo che mi ha aggiunto questa musica. Se io vado a vedere come appare, come si sente nell'anteprima, noto che la musica in questo caso mi parte da questo punto dove ho il cursore e non mi va bene, voglio che parta dall'inizio. Quindi che significa? Che io prendo il cursore, me lo sposto fino al punto in cui voglio che la musica parta, vado su strumenti di musica in alto e voglio che, quindi il punto imposto è il punto iniziale, cliccando su imposto il punto iniziale significa che il punto di inizio della mia musica sarà quello che io ho posizionato il cursore. Quindi infatti cliccandosi sopra vedo che scorre e quello è il mio punto iniziale della musica, vediamo, ed inizia così. Alla fine ovviamente la musica non si tronca, non dovrebbe troncarsi, invece in questo caso ancora si tronca e non va bene, quindi significa che dobbiamo creare una dissolvenza. Quindi sempre in strumenti musica, dissolvenza in uscita, la dissolvenza la facciamo media e vediamo che effettivamente provando il volume della canzone tende ad abbassarsi verso la fine. Ho creato il mio video, ho inserito quello che ritenevo opportuno inserire, quindi adesso devo innanzitutto in file salvare il progetto con nome. Il progetto con nome lo chiamiamo novembre 2018, vabbè, oppure prova novembre 2018 e lo salviamo sul desktop nella cartella dove ci sono foto classe 2018 e lo salvo. Ed è questo il progetto. Poi salviamo il filmato. Salva filmato. Lo salvo con la configurazione consigliata per questo filmato, questo progetto. Prova novembre 2018, lo salviamo con questo nome, lo salviamo sempre sul desktop, sempre nella medesima cartella in cui abbiamo salvato il progetto. Salvo. E qui c'è la procedura di salvataggio. Qualche minuto e dovrebbe quindi essere pronto il nostro video. Uscirà questa finestra in cui mi dice puoi riprodurre il video, aprirà cartello, chiudi, lo chiudo, chiudo anche questa parte qui, vado nella cartella foto classe 2018 in cui ho salvato sia il progetto che il video. Il progetto è questo, infatti se io ci clicco sopra mi riaprirà il progetto che ho precedentemente realizzato e che posso modificare in qualunque momento. Sul video invece, cliccando sopra, mi apre il video che ho realizzato appena adesso.